Allora, siamo con Massimo Lavini, segretario dell'Associazione Amici del Presidio Vivente di Potenza Picena. Massimo, eh, questa manifestazione, giunta quest'anno alla ventisettesima edizione, coinvolge ogni anno tanti potentini, è una macchina che parte già nei primissimo turno già da settembre per mettere in piedi tutto quello che è sia la logistica, l'organizzazione, le scenografie, eh, la promozione, è una macchina vera e propria che al termine della manifestazione vi dà eh, soddisfazione perché insomma vi asciugate il sudore sulla fronte però durante e prima è impegnativa. Abbastanza e infatti è una macchina diciamo che neanche io immaginavo avendo partecipato gli anni passati come figurante, però quest'anno dal di dentro proprio come organizzatore mi sono reso conto che è una macchina molto complessa sia per quanto riguarda la parte eh, amministrativa, burocratica, per richieste permesse e autorizzazioni, e sia per quello che riguarda la logistica, dove già da settembre vede impegnati. Eh, parecchie persone, tutti volontari ne, nella Selva per la costruzione delle scene e, e la messa in opera insomma, de, della rappresentazione. Vogliamo dire quante persone grosso modo vengono coinvolte? Diciamo che complessivamente siamo sull'ordine delle 250-300 persone, sia da, dall'inizio fino alla fine della rappresentazione. Il grosso si raggiunge proprio nelle rappresentazioni dove avremo circa 150-200 figuranti che regiteranno nelle varie scene. E possiamo garantire tutti che si tratta veramente di una rappresentazione di, di livello? Sì, sicuramente. Come... Eh, diversamente insomma, dagli altri presepi viventi dove comunque viene rappresentata la natività il nostro segue ogni anno un tema e un filo conduttore per tutto il percorso che accompagna il visitatore dalla prima scena fino all'ultima e viene guidato e insomma, illustrato tutto quello che è la tematica del presepe vivente quindi eh, voce fuori campo, spiegazioni, didascalie, abiti assolutamente riproducenti, riprodotti in base ai costumi d'epoca. Abbiamo infatti un reparto che si occupa proprio della ricerca de, dei costumi e della costruzione, per cui è curato in ogni minimo dettaglio e eh, anzi eh, colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che hanno dato la loro disponibilità e hanno partecipato e ormai siamo alle soglie de della rappresentazione, per cui ringrazio veramente tutti quelli che hanno contribuito, grazie alle loro opere di volontariato, a alla messa in funzione di questa rappresentazione. Perché comunque dopo un anno ripartire non è stato facile con eh, i vari problemi che abbiamo avuto. Eh, lo scorso anno, con il terremoto, quindi è stata un po' una sfida anche per noi riportare in scena questo presepe vivente. Bene, allora ricordiamo: 26 dicembre, 6 e 7 gennaio, nel pomeriggio, dalle ore 17.30 in poi. Venite tutti a ingresso libero al presepe vivente di Potenza Picena, nella selva dei frati, del convento dei frati minori.